E proprio dalla Francia viene il nostro amico che ci viene a raccontare la sua storia. Lo raggiungo subito dall'altra parte dello studio. Lui è Maurice Caillet. Benvenuto. E allora, dicevo la storia di una conversione. Però per capire una conversione, quindi un cammino verso Cristo, bisogna capire prima verso cosa si stava camminando. La sua storia è una storia che inizia, la storia della conversione, circa 30 anni fa. Chi era 30 anni fa Maurice Caillet? Io sono nato in una famiglia atea, non ero stato battezzato, ho fatto i miei studi in una scuola laica e poi sono diventato chirurgo ginecologo a Rennes, in una grande città della Bretagna, e da quel momento mi sono appassionato per la contraccezione, la sterilizzazione, l'aborto. Quello non era la parte essenziale del mio lavoro, però una buona parte. Poi sono entrato nel Grande Oriente di Francia, nella massoneria, è un'organizzazione molto laica, e sono diventato venerabile di una loggia e anche ho scalato i passaggi fino al 18° grado, che ne conta 33 nel totale dei riti. Ero divorziato, risposato e molto ostile fino a quando avevo 50 anni, molto ostile nei confronti della religione cattolica, che accusavo di tutti i mali. Quindi a quell'età, verso i 50 anni, la mia seconda moglie si è ammalata gravemente e i medici non riuscivano a curarla e neanche i guaritori. Allora, fermiamoci un attimo, perché il racconto dell'evento che poi scatena la conversione e la porta a Lourdes ci voglio arrivare tra un attimo. Prima voglio capire concretamente, perché io non lo so e credo anche tanti telespettatori non lo sanno, che cosa significa far parte della massoneria e soprattutto perché c'è un impegno, quasi mi viene da chiamarlo così, contro la Chiesa da parte di chi è nella massoneria. Quando non si è ancora massoni, non si pensa che la massoneria sia ostile alla Chiesa. È soltanto quando si è dentro che ci si rende conto di questa ostilità. All'inizio io sono stato sedotto dalle idee massoniche di libertà, uguaglianza, fraternità, solidarietà, tolleranza. In effetti poi ci si rende conto, una volta che si è dentro, che la tolleranza è una parola vuota, perché nelle riunioni ufficiali non si critica la Chiesa, è vero, però nei pasti, nelle agape, quando si mangia insieme, che avvengono dopo le riunioni, la Chiesa invece viene attaccata, il Papa viene attaccato e viene considerato responsabile di tutti i mali della società, in pratica. Quindi io ho scoperto questo una volta che ero stato iniziato al primo grado di apprendista. Prima credevo che fosse una società di pensiero molto tollerante, aperta, che in effetti nei suoi principi afferma di essere alla ricerca della verità. Ma in realtà, una volta che si è iniziati, dice che nessuna verità è definitivamente acquisita e tutto può essere messo in discussione, ed è per questo che la massoneria è responsabile in tutti i paesi occidentali del relativismo sia religioso che morale. Quindi per i massoni tutte le religioni si equivalgono e non c'è nessuna morale in senso divino. La morale
non è trascendente, quindi può essere sempre modificata costantemente. È sufficiente avere un consenso all'interno della società perché le nuove regole morali prendano posto. Per questo io ho assistito all'approvazione della legge sull'aborto in Francia e recentemente ci sono stati i massoni che hanno sostenuto il matrimonio per tutti, sempre in Francia. Oggi Papa Francesco, nell'omelia di Santa Marta, nella messa del mattino, ci ha invitato ad amare Dio e non i nostri idoli. Qual era il suo idolo e l'idolo dei suoi compagni massoni? È molto semplice, l'ideale dei massoni, l'idolo dei massoni è l'uomo. I massoni non riconoscono l'influenza di Dio sugli uomini. Loro vogliono una società in cui gli uomini siano liberi nei limiti della legge, ma anche al di là di questi, perché spesso ci sono delle trasgressioni. Ma se si può dire questo, i massoni adorano se stessi, adorano l'uomo, non adorano Dio, anche se qualche volta in alcune obbedienze si parla del grande architetto dell'universo, che sarebbe il creatore del cosmo, ma non si pratica l'adorazione di questo grande architetto dell'universo. Si ammette la sua esistenza perché non si può spiegare l'origine dell'universo in altro modo se non tramite l'esistenza di un Dio, ma non è affatto la stessa cosa di quello che avviene nella religione cattolica. Allora, 30 anni fa lei era, se ho capito bene, un medico massone che amava se stesso, la propria ambizione. A un certo punto però incontra un limite, un dolore, e questo limite, mi stava raccontando, era la malattia di sua moglie. Come reagisce? Sì, proprio così, questo limite era la malattia di mia moglie, per la quale non si trovava alcuna soluzione. Allora le ho proposto di portarla prima a riposarsi in montagna, in pieno inverno. Il soggiorno in montagna non è stato fruttuoso e, dato che eravamo nei Pirenei e abitavamo in Bretagna, le ho proposto di tornare in Bretagna. Quindi questa è stata una cosa che i massoni non si aspettavano. Anche mia moglie è stata molto sorpresa. Ma come le è venuto in mente? E le ho detto di passare da Lourdes. Ma questo è stato un'idea dello Spirito Santo, perché io non lo conoscevo ancora. Perché, se vogliamo, era assurdo per me proporre questa cosa. Sì, c'erano delle spiegazioni, io pensavo che poteva provocare uno shock psicologico oppure uno shock cosmotellurico, perché mi interessavo all'esoterismo, ma non mi aspettavo una conversione spirituale. Mia moglie ha avuto paura, perché lei aveva mantenuto la fede della sua infanzia e una devozione alla Vergine di Lourdes che lei nascondeva, la teneva discretamente, perché questo mi avrebbe spiaciuto se me ne avesse parlato, ma io sapevo che lei aveva questo nel cuore. Quindi un mattino d'inverno, a febbraio il 1944, quindi saranno, scusate, 84, quindi tra poco saranno 30 anni, siamo andati a Lourdes, era la prima volta che andavamo a Lourdes, non abbiamo avuto difficoltà a trovare la grotta, poi la piscina, e lì io sono voluto entrare con mia moglie in piscina, invocando il fatto che ero un medico. Ma sono stato respinto, e siccome faceva molto freddo io cercavo un posto per ripararmi, anche perché non sapevo per quanto tempo sarebbe rimasta in piscina. Allora sono andato a cercare, ho trovato l'entrata della cripta che si trova appunto lì sopra, sotto la grotta, e lì stava iniziando una messa feriale, e per me era la prima volta che io seguivo con attenzione una messa.
e avevo partecipato a delle messe di matrimonio o di funerali, ma non ero stato attento. Lì invece mi sono seduto in fondo alla cripta e ho seguito la messa, naturalmente con una certa apprensione, una certa preoccupazione. A un certo punto il sacerdote, c'erano una quindicina di persone, era soltanto una messa feriale. Allora il sacerdote si è alzato e ha letto un testo, io non sapevo che era il Vangelo, e questo Vangelo era: chiedete e riceverete, bussate vi sarà aperto, cercate e troverete. Era Matteo 7:7, io non lo sapevo, non sapevo niente di questo. Allora questa lettura mi ha veramente sconvolto, era la prima volta che io sentivo la parola di Dio, naturalmente. E soprattutto quella parola la si utilizza nei riti di iniziazione, in molti riti legati alle logge. Questa parola del Vangelo veniva utilizzata anche dentro la massoneria, in un'ottica completamente rovesciata, no? Sì, è proprio così, infatti. Era proprio una prospettiva opposta. E nel rito massonico ci sono molti elementi della religione cristiana. Si utilizzano diversi simboli, diverse parole che vengono dalla religione cristiana, ma vengono usati in una forma trasformata. Quindi io ho sentito questa parola e mi sono detto: ma guarda, Gesù ha pronunciato questa parola. Allora per me Gesù era un grande filosofo, era un grande iniziato, era un saggio, ma basta, non sapevo molto di lui. Quindi il sacerdote, dopo non ha fatto l'omelia, ha fatto un momento di silenzio, dopo il Vangelo, improvvisamente nella mia testa ho sentito una voce dolce che mi diceva: benissimo, tu chiedi la guarigione di Claude, ma che cosa hai da offrire? Allora ero davvero sconvolto e nel giro di pochi secondi non avevo niente da offrire, avevo me stesso soltanto. Allora ho guardato, ho seguito il sacerdote alla fine della messa, sono andato da lui in sacrestia e gli ho detto: mi può battezzare? Quella era la mia offerta di farmi battezzare. Oltretutto, in un accesso di sincerità, gli ho detto che io ero massone, che ero occultista. Allora lui ha avuto paura e mi ha detto: bisogna che lei vada dall'arcivescovo di Rennes, perché è una cosa troppo complicata, un massone che vuole diventare cattolico. Adesso mi racconta anche l'incontro con l'arcivescovo, però io vorrei capire, una persona così razionale, così radicata nelle sue convinzioni, che cosa gli succede? Che cosa le è successo? Addirittura ad avere, sulla base di una voce e di una parola, l'iniziativa di andare a chiedere il battesimo, cosa in cui non credeva. Sì, devo riconoscere che è stato più forte di me. È stato un movimento spontaneo, molto forte. Non vedevo un'altra cosa da offrire se non me stesso. Però sono stato un po' deluso dall'accoglienza che ho ricevuto, che era un po' fredda. Ma io capisco, c'era un motivo, perché capisco che il sacerdote aveva paura, era di vedere questo uomo di più di 50 anni che chiedeva il battesimo. Allora sono sceso nella grotta e ci siamo dati appuntamento alla grotta e ho trovato la mia moglie, che era veramente tutta infreddolita perché faceva freddo, e la prima cosa che ha chiesto: come si fa il segno della croce, come si prega, come si dice il Padre nostro? Allora lui si è veramente è caduto quasi dalle scale, era sconvolto, diceva: non è possibile. E quando siamo ripartiti in macchina per andare in Bretagna, gli ho fatto un sacco di domande sulla religione. Lei era stata catechizzata, quindi le ho chiesto tutte queste cose. E voi capite che non le ho chiesto neanche se aveva dei segni di guarigione. In effetti non era guarita.
Ma io non sono andato a trovare l'arcivescovo perché era troppo dura per me, avevo troppo orgoglio per andare a trovare l'arcivescovo. Allora ho avuto la fortuna di incontrare una coppia che era ortodossa, gli ho raccontato la mia avventura e mi hanno detto: vieni nella nostra chiesa, noi ti diamo una formazione, ti daremo il battesimo, eccetera. Ed era più semplice lì, perché andare a trovare l'arcivescovo era una cosa un po' violenta. Quindi ho ricevuto una formazione molto intensa per 3 mesi. Poi ho ricevuto il battesimo alla veglia pasquale e mia moglie è guarita, era stata malata tanti anni, era sempre stata a letto, non poteva più mangiare nulla, ha potuto invece assistere al mio battesimo e ricominciare il lavoro 8 giorni dopo. E la vita di prima che fine ha fatto? Allora, sono andato alla loggia in ogni caso e ho annunciato ai miei fratelli che avevo avuto una conversione a Londra e questo non gli è piaciuto per niente. Sono stato ricevuto in modo molto freddo e io sentivo questa atmosfera di ostilità ed erano amici, erano tutte persone che io conoscevo molto bene perché erano una quarantina, io praticamente le conoscevo tutti molto bene. Non ero più venerabile a quel punto, allora ho chiesto al venerabile se potevo fare quello che si chiama un lavoro personale per la fine dell'anno e avevo intitolato questo lavoro, ma senza dirglielo prima, Gesù, mito o realtà, perché io sapevo che negli ordini esoterici si arriva al punto di dire che Gesù non è esistito, che è un mito come quello degli dei greci. Quindi alla fine dell'anno, alla festa d'inverno di San Giovanni, ho presentato questo lavoro dove dicevo esplicitamente: Gesù è esistito, lui ha vissuto con i suoi discepoli, con gli apostoli, è morto ed è risorto e ha mangiato con loro dopo la sua risurrezione. Allora questo è stato uno scandalo, ho sentito dietro di me cose che non si fa in una loggia perché non si interrompe un oratore, ma ho sentito dietro di me Abba la calotte varie volte. Questo è un po' lo slogan dei massoni belgi alla fine delle riunioni di una loggia belga, si dice libertà, uguaglianza, fraternità e Abba la calotte. Non sono molto violento in Francia, non so adesso in Italia, forse non si capisce. E quindi quelli che erano suoi confratelli sono diventati suoi nemici? Sì, è proprio così. E in quel momento lavoravo nell'amministrazione della previdenza sociale dove dirigevo un centro, un dipartimento di prevenzione e ho vissuto l'ostilità da parte del mio direttore che era anche lui massone, membro della mia loggia. E lui ha soppresso tutte le mie prerogative. Allora ho cercato dei compromessi, una mediazione, ho chiesto anche l'intervento di un amico comune, ma non è stato fatto nulla. Allora a quel punto gli ho detto: in queste condizioni io andrò in tribunale, il tribunale dei probiviri lo chiamiamo in Francia, quindi il tribunale del lavoro. E l'indomani ho ricevuto la visita da me di un alto dignitario che non era della mia obbedienza, della grande loggia di Francia, che era molto vicino a un professore di facoltà e segretario regionale di Force Ouvrière, che è un grande sindacato francese di dirigenti.
E lui mi ha detto, mi ha minacciato, se tu vai in tribunale e ci citi, rischi la vita. E ho rischiato la vita e ho continuato e ho vinto tutti i processi contro di lui. E poi per un certo tempo con mia moglie abbiamo girato la Bretagna cambiando indirizzo per non essere colpiti dalle loro minacce. Se la sua vita professionale era diventata così, così difficile, che succedeva invece dentro di lei? Era felice? Sì, ero felice di aver incontrato il Signore Gesù. E quello che è strano, quello che è divertente, è che qui ho ripreso un'attività medica diversa, quindi ho cominciato di nuovo a curare le persone, e c'erano delle persone che venivano a visitarmi, dei massoni venivano a visitarmi, ma io vedevo che era un pretesto, che si venivano a farsi visitare, ma come scusa. E alla fine della consultazione mi dicevano, perché non torni alla loggia? Perché sei convertito che non vuoi tornare alla loggia? E gli ho detto, ma non so perché devo perdere tempo, adesso che ho incontrato Gesù. E questo li lasciava senza parole. E qualcun altro si è convertito dei suoi ex amici massoni? No, non nel mio ambiente più vicino, però io ho scritto dei libri, ho dato delle conferenze pubbliche e ho un sito, un blog dove critico la filosofia massone e ho delle testimonianze di conversione di massoni che hanno rinunciato alle loro pratiche. E sua moglie, alla fine di questo percorso, durante questo percorso, che le ha detto? Come le è stata vicina? Come ha visto cambiare completamente suo marito? Ha trovato che io effettivamente che era come se avesse cambiato marito. Perché io avevo cambiato completamente il mio comportamento. E poi abbiamo avuto la grazia, dopo circa 3-4 anni di un cammino di alcuni anni, eravamo tutti e due sposati e divorziati e risposati, i nostri matrimoni sono riconosciuti nulli dalla Chiesa e abbiamo potuto ricevere il sacramento del matrimonio tra di noi e il mio comportamento intimo mi aveva cambiato. Senta, lei ha figli? Sì, sì. E che cosa, come ha spiegato ai figli il cambiamento, che tutto quello che i valori che gli aveva insegnato, invece non credeva più in quei valori ma credeva in Dio? La difficoltà con i figli è stata, io ho cercato di cambiare il mio comportamento, di adattare il mio comportamento alla mia fede, però i miei parenti, che erano liberi pensatori, hanno avuto una animosità terribile nei miei confronti e io ero figlio unico e hanno convinto i nostri figli che noi eravamo come impazziti, quindi li hanno allontanati da noi. Gli hanno addirittura dato dei soldi e siccome noi non avevamo molti soldi in quel momento non abbiamo potuto lottare contro questo e neanche volevamo ottenere il consenso con dei soldi. Quindi alcuni figli li abbiamo persi di vista, tre figlie in particolare, per 9 anni non ci hanno più rivolto la parola. Un figlio invece è rimasto fedele. E adesso recentemente due figlie si sono riavvicinate, hanno capito che non era una cattiveria, che io avevo solo buone intenzioni e che io avrei perdonato comunque il loro atteggiamento, ma è stato molto doloroso perché quando ero già nonno a quel punto io e i nipoti per anni non li ho potuti vedere. Senta, tra un minuto noi saremo a Lourdes per la preghiera del Santo Rosario.
quanto le è rimasta nel cuore questa cittadina mariana? È molto importante. Da 30 anni, saranno fra poco 30 anni, noi andiamo a Lourdes 2 o 3 volte l'anno per un pellegrinaggio oppure per un seminario di formazione oppure per qualche riunione dei gruppi carismatici, eccetera. E ci andiamo appunto 2 o 3 volte l'anno. Abbiamo anche accompagnato i malati di pellegrinaggi diocesani. Quindi Lourdes veramente svolge un ruolo essenziale nella nostra vita. E allora ci andiamo insieme adesso per la preghiera e chiediamo, credo, a Maria la conversione di cui ciascuno di noi ha sempre bisogno, a prescindere da dove sia la sua vita in questo momento. Grazie davvero, Maurice. Noi ci rivediamo domani.